Emma Marrone, vacanze finite e i nuovi progetti di lavoro, l'annuncio. Emma lascia il suo amato Salento, la foto e le sue parole su Instagram. Emma Marrone si sta preparando per il suo rientro a Roma, le vacanze della cantante salentina sembrerebbero infatti essere giunte al termine, salvo altri imprevisti. Emma ha pubblicato pochi minuti fa una foto mentre era a bordo di un aereo, e un raggio di sole entrava ancora attraverso il piccolo finestrino del mezzo volante. La coach di Amici ha quindi scritto nella didascalia dello scatto che quello che filtrava per il vetro era l'ultimo raggio di sole che poteva vedere della sua amata Salento, e ha poi promesso che sarebbe ritornata molto presto. Insomma, come scritto dai suoi fan nei commenti, Emma Marrone sta veramente tornando a Roma per cimentarsi ai suoi primi lavori in vista del nuovo anno lavorativo? Numerosi sono infatti i progetti in ballo per la pupilla di Maria De Filippi, tra cui in primis la pubblicazione del suo nuovo album, il quale sembrerebbe essere ultimato. Emma Marrone, vacanze terminate, l'ultimo raggio di sole del Salento è a presto. Emma aveva infatti iniziato a scrivere i brani per il suo nuovo album già durante lo scorso inverno, ma poi la chiamata della De Filippi per risollevare il destino del suo talento Amici l'aveva fatta interrompere. Emma Marrone aveva quindi ricoperto il ruolo di coach dopo aver preso il posto di Morgan, cacciato dalla produzione per il suo comportamento. In seguito la cantante salentina era stata molto impegnata tra la scrittura del disco e gli eventi musicali estivi, tra cui Radio Italia e i Wind Music Awards, durante quel periodo aveva annunciato sui social che l'album stava prendendo forma. Infine, Emma aveva trascorso le sue vacanze tra Ibiza e il suo amato Salento, in cui era ritornata recentemente dopo l'incubo shock che aveva vissuto nell'isola turistica. Oggi è arrivato infine l'annuncio su Instagram, la Marrone sembrerebbe essere pronta a tornare in studio per gli ultimi accorgimenti per quanto riguarda il suo album, e ha salutato il suo Salento a bordo di un aereo, che molto probabilmente la porterà nella capitale romana.